Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben trovati qui su Magic Duels Origins con la campagna di Liliana Vess. Dopo aver sconfitto il suo fratello diventato zombie, Liliana Vess scopre che questo piano si chiama Innistrad, qui accoglie l'altro scuola della necromanzia, fortificata da questi nuovi poteri ti imbatti nella casa di una strega eremita, l'occasione perfetta per mettere alla prova le tue abilità, e quindi andiamo contro questa strega eremita. Non è un bellissimo posto, eh? E questo cervo dovrebbe essere più caldo di un mazzo verde, non di un mazzo nero. Scopri che questo piano si chiama Innistrad. Ah, no, è la stessa cosa che c'era scritto prima. LOL. Ma che poi io dico, una giovane ragazza così, perché deve rovinarsi con tutte queste schifezze qua? E vabbè, De Gustibus, strega eremita. Vedrai i sorci verdi. Speriamo. Allora, vediamo un attimo. Qua questo mazzo è ancora da un attimo. Prenderci la mano, Goblin Barcollante, Gaul Barcollante, Rinascita Crudele, Rinascita Crudele. Manteniamo, non ho nessuna idea di che mazzo possa avere lei e di che mazzo nero-verde forse. A questo punto, il cervo, vedi, mi aveva fatto pensare già alla questione del verde. Ottimo. Andrei così. E vediamo come gira la situazione. Come gira la situa. Bella raga. O forse è tutto verde? Boh. Alce dell'alba. Era un alce. No, ma gli alci hanno delle corna diverse. Ne sono abbastanza sicuro. Sacrifica l'alce dell'alba per segnare il tuo grimoire per una carta terra base. Ok. Ed è un 1-1. 2-2. I verdi sono sempre abbastanza strong. Un'altra palude. Che poi questo più che palude mi sembra un cimitero, eh. Però GG, se dite che è una palude ci credo. Gaul Barcollante, che entra in campo tappato se non sbaglio, infatti. Quindi posso attaccare con il Goblin. E mi dice di attaccare col Goblin. No, io bloccherei col Goblin. No, bloccherei con questo Pinkaiser. Vabbè, non importa. GG. Allora. Ah no, è tappata. Allora sì, appunto, ragionavo giusto. Confermo il blocco. Allora lui muore. Però può togliere -1/-1. E quindi seccherà l'alce. Adesso viene scartato e dice: qua chi toglie -1/-1 all'alce? Te. Ora lei fa la sua questione della terra. Lupo della selva oscura. Ah. Solo una volta per turno. Beh, per fortuna, cioè. Alla fine uno dice: se si spamma quell'abilità non costa neanche tanto, tra l'altro. Morto vendicativo, mai visto. No, misa, che cos'è sta roba? Che cos'è sta roba? 3-2. Ogni volta che ogni avversario perde un punto vita. No, non mi piace questa storia. Ma io non capisco perché devono essere così masochisti questi tizi qua. Cioè, perché devo perdere vita io? L'obiettivo è far perdere vita a lei, non a me. Cioè, I don't like so. E allora a questo punto lo secco così. Dovrei cavarmela senza troppi problemi. Ah, eccola. E niente, mi ci muore a gratis. GG. Cinghiale della pelle purulenta. Non mi piacciono questi verdi tutti nereggianti. A travolgere, ma porca di una miseria. Oddio, entra pure con i segnalini perché no, non è morto nessuno su turno. Ah sì, è morto il mio. So cosa vuol dire travolgere. Adesso c'ha un fracco di roba. Ma fino al suo turno c'ha. Ah eh sì. Oddio, questa cosa non mi piace. No. Questa qua è una creatura non zombie bersaglio. Dovrei usare questa, ma non c'ho un Kaiser di niente.
Allora, sto giro blocchiamoglielo. Per cortesia. Mi ci muovo. No, saltiamo il blocco. Guardate che con questo potrei resuscitarlo, perché questo non so. Vabbè. Per ora saltiamo, bel bimbo. Oddio! Si è pure buffato quello. No, mi sa che sto giro non gira bene. Un altro cervo, un altro alce. Vabbè, ma l'alce ha delle corna diverse, secondo me. Quello è più un cervo che un alce. E poi è più massiccio. Scusate, rieccomi, c'era mio padre che stava dicendo qualcosa, non capivo cosa stesse dicendo. Allora, raccolto dall'altare mi è apparso. Istantaneo, costo addizionale, sacrifico una creatura, pesca due carte. No, per ora non mi ispira sta storia. Però potrei fare una rinascita crudele per esiliare lui e riprendermi un gaol barcollante. Conferma. Non posso usare un'altra rinascita crudele, ma se non altro gli ho disintegrato quel ragazzuolo là. Sotto fase di attacco, io direi di saltare l'attacco. In modo da. Ah, altro mana. Vabbè, GG. Sacrificarlo, poi usare una rinascita crudele e boom. Sempre se non ha dei crescita stravolgente, là che mi muore lui e boom. No, ok, ci muoiono entrambi, perfetto, io userò la rinascita crudele e mi torna in mano il signor Pinco Pallino. Una miseria, e mo vabbè, per fortuna che c'ho questo che li posso seccare, però. Non mostrare più, basta! Allora. Io giocherei la palude e poi mi dice usa la rinascita crudele. Sì che uso la rinascita crudele, gli esilio quello e mi prendo il morto vendicativo. Conferma. Non posso giocare a niente, ma almeno lui si è tolto quel worm. Scavatombe, come cavolo si chiama? No, scavatombe è il mio. Worm, boh, qualcosa. Ah, lui non ha giocato un Kaiser di niente. Morto vendicativo, vai col morto vendicativo. Questo era dissodatombe, proprio. Allora, posso. Ho 3 di mana ancora. Giochiamo un Gaul barcollante, ottimo. Quindi il prossimo giro possiamo menare giù di brutto. Beh, di brutto, un 3-2 poi. Non è che sia chissà cosa. Di nuovo. Ma non è morto nessuno sto giro. Infatti. Gatto nero. Io volevo un gatto nero, ma me l'hai dato bianco e io non ci sto più. Gioco questo, sì. Quando. Cos'è che è? Quando muore, un avversario scarta una carta a caso. Mi dice di giocare lo scavatombe. Io. Per prendere il goblin barcollante. Ma io userei invece il raccolto dell'altare. E sacrificare il gatto. Sacrifico il gatto. Yeah, sì, è andata alla grande. No, l'ha giocata? Non è quella che ha scartato? Ma doveva scartare una carta? Ma eh sì, scusa, il micio. Ha scartato, scusate, ma questa non risuscitare. Ok, vabbè, niente di che. Questo dura per un turno intero. Quindi, boh, si è parato sto giro. Non mi gusta.
Ah, io metterei lo scavatombe e prenderei il gatto nero. E giocherei il gatto nero, sì. Ma io attacco con tutte e due, vediamo se mi blocca qualcosa, se mi uccide qualcosa o no. Mi blocca quello. Però ci muore anche lui. Ottimo! Non avrei potuto fare di meglio. Chiedere di meglio. Avere di meglio. 10, oddio. Troppo mana. Ha un gol, barcollante, uno scavatombe e un risuscitare. Allora, io userei uno scavatombe così ho una creatura in più mi ripiglio il morto vendicativo, conferma. Che posso giocare anche, quindi ottimo. Sono in una buona situazione di vantaggio, ora come ora. Allora, io attaccherei con tutto. Tanto c'ho un morto vendicativo là. In difesa, a meno che non mi esca un worm di sodatombe. Ok, bellina. Ok, adesso sono in vantaggio io. Ottimo. Ora cosa ha pescato? Ah, beh, non è morto nessuno sto giro. Quindi ottima storia. Un'altra palude, ottimo, e sono 3, 6, 9 ancora. Gioco un gol barcollante e non il risuscitare perché il risuscitare non ha niente di interessante qua da risuscitare, a parte il goblin barcollante, ma non mi interessa il goblin barcollante. Quindi continuo, non lo gioco ora. È più utile se per caso mi secca il... Attacco con tutto, sì. Adesso se mi blocca quello più grave... ci muore. Eh no, infatti mi blocca il gaul barcollante. Ed è quasi andato. Posso usare il risuscitare per riprendere il gaul barcollante, ma no, non ora. Me la tengo se per caso mi seccasse fuori il morto vendicativo. Non attacca. Palude e arrivo a 10, finalmente. Ma no, non uso resuscitare sto giro. Attacco con tutto, tanto dovrei seccarla. Anche perché non ha nessuna. No, è chiusa qua. È assolutamente chiusa qua perché mi secca il morto vendicativo, ma gli passano comunque due. Tre. 5 7 danni. Quindi finisce a meno 6, ottimamente direi. Vittoria, ottima cosa. Ottimo, continua. Allora, riprese in mano 3 carte creature dal tuo cimitero in un singolo duello in una campa nella campagna di Liliana. Ma questa va abbastanza di resuscitare dal cimitero. Con le ossa scricchiolanti, il servitore della strega eremita risorge dal regno dei morti per sottomettersi a una nuova padrona. Tu. La tua abilità nella magia necromantica è innegabile. Mentre ti compiaci del tuo crescente potere, inizi a pensare che sia giunto il momento di tornare a casa su Dominaria, cercare l'uomo corvo ed esigere vendetta. Ah, per il fratello morto. Ma diciamo che visto che sono passati 8 minuti possiamo anche buttarci direttamente. Questo è il tuo ritorno su Dominaria, non passi inosservato come speravi. Senti una folata di vento, poi imbatti i tuoi dali, rivolgi lo sguardo verso l'alto e vedi un angelo discendere sul tuo cammino. Come te, non sembra disposto a cambiare direzione. Quindi saremo contro un bianco probabilmente. Peccato, a me piacciono i mazzi bianchi. Avrà tante creature con volare? Dubito perché non ho di che far male, a meno che non mi sia cambiato il mazzo in modo da contrastare questa situazione. Beh, devo dire che è ben messa la ragazzina, eh. Versus Arcangelo. Chi dei tre? Allora, abbiamo un Gaul Macellaio. Oddio!
Ah, però se non aveva segnalini, cioè rinasce una volta in automatico. Corvo necrofago a volare, ottimo. Scavatombe, qua cosa abbiamo? Corrompere. Corrompere infligge il numero di danni pari a una creatura o un giocatore bersaglio. Ottimo, questo mi piace. Non mantieni la mano. Allora, vado di palude, non posso giocare un Kaiser di niente sto giro, ma al prossimo giro potrò giocare il Gaul macellaio. Che non è molto forte, ma dura due giri. Move yourself, arcangelo. Allora, Gaul macellaio, ottimo. Questo segnalino è... Ah, è l'immortale. Chissà lo segno per indicare immortale. Chissà! Allora, vediamo se riusciamo a farci stare tutte e due le battaglie entro i 20 minuti, ma mi auguro di sì. Abbiamo pescato un Gaul barcollante. Andrei a mettere più che altro il corvo necro... No, mettiamo il Gaul barcollante, perché questo parte tappato, quindi conviene giocarlo prima possibile, perché... Tanto un giro non potrà difendere, quindi... Confermo l'attacco, gli togliamo un punticino vita. Certo che se ora gioca qualcosa con rapidità ci becchiamo delle pizze in faccia, ma confido che non lo faccia. Angelo della liberazione. Bestia, lo voglio anch'io questo angelo. Volare 3-3. Un permanente che controlli? Cosa vuol dire? Cioè, se è mio, che controlli vuol dire che torna lui? Mo vado di corvo necrofago, ma è un 2-2, quindi non serve un Kaiser. Vado di Gaul barcollante. Nel senso che 2-2 contro 3-3 ci muore e boh. Lo fermo e basta, ma... Mi dice attacca col Gaul macellaio. Eh sì, perché così se me lo blocca... GG. Sì. Voglio che tu me lo blocchi. No, non lo blocca. Perché sennò diventa più OP ancora. Perché così sto giro lui attacca con l'angelo. Di fixo. No. Cacciatore di gloria, quello che avevamo anche con la prima campagna di Gideon Jura. È un 2-2. E l'abbiamo trovato anche quando abbiamo giocato con Jace Beleren contro il quarto avversario, se non ricordo male. Allora, io andrei ora di Corvo Necrofago, perché lo scavatombe vorrei tenerlo per quando ho qualcosa nel cimitero da resuscitare, magari. Allora, lui mi consiglia di attaccare sempre solo con questo, sperando che mi venga ucciso. Ma invece no. Fa passare quel danno. Boh, non voglio proprio uccidermelo questo Gaul macellaio. Non è così stupido. Ok, questo può essere utile per il corvo. Puoi tappare una creatura bersaglio, quindi tapperà un Gaul, suppongo, sì. Ma io non ho intenzione di giocare uno scavatome. Lo giochiamo sto scavatome. C'ho un Kaiser da fare perché non ho mana, non ho creature. Ho due corrompere che sono molto utili, ma non so che Kaiser farci. Vai, attacca con lui. Se non me lo fermi è un altro danno gratis. Non lo fermo. Mi sa che dovrò ucciderlo io per farlo rinascere. Ma non mi conviene ucciderlo, è sempre meglio averlo vivo 1-1 che non... Allora, io qua... ora mi sarebbe servito lo scavatombe. Non ho capito perché con l'angelo non mi ha attaccato prima. Forse per pararsi dagli attacchi eventuali che potevo fare. Boh.
Pastorella degli smarriti. Io sono smarrito. Attacca senza tappare. Oddio. Iniziano ad esserci delle creature con volare parecchio sgravie. E questo non è niente buono. Dovrei più che altro seccargliele con corrompere. Ma se non mi viene mana non posso usare corrompere. Na? Ora mi dice attacca col Gaul macellaio. Io attacco col Gaul macellaio, che non mi ferma, che infligge un punticino. Ma adesso io ne piglierò un sacco di pizze in faccia, perché almeno con un angelo attaccherà. O con l'angelo o con la pastorella. Con tutte e due, infatti. È perché la pastorella ha anche difende, com'è che è? Cautela. E un'altra pastorella. Beh, bella roba. Niente, sta giro va male. Va male perché non c'è mana. Se non c'è mana, non c'è storia. E corrompere, sì, per forza. Allora, io infliggo con quello 6 danni. Non so se infliggergli a una pastorella, per forza. Devo per forza infliggergli a una pastorella per il fatto che... altrimenti rischia di seccarmi sto giro. Ho pochissimo ma ho bisogno di pescare altro mana, Plox. Dammi mana, give me more mana. Attacca con tutti e due, naturalmente io non ho un Kaiser per difendere e sono 6 pizze in faccia gratis. Io contavo di usare corrompere con tanto mana per seccarla in pochi colpi, ma invece no. Carcangelo. Volare cautela 5-5. Mo ho seriamente bisogno di... seccarglielo. Ma questo rallenta semplicemente la questione, perché... forse avrei dovuto attaccare con tutti, perché tanto... Cribbio, non mi servono a niente se non posso attaccare né difendere né nulla. Adesso mi fa altri 6 danni, porca d'una miseria. Mi va bene che col corrompere ho recuperato vita, altrimenti sarei già fuori partita. Perché c'è sto timer? Muoviti, vai! Oh! E mo cosa usa? Voce delle province. O mi esce un corrompere, o mi esce qualcosa con volare, o sono fuori. Una palude. Bloccamelo, dai. Che ti costa? No. Sto giro mi farà un pacco di danno. Come minimo 9, come minimo 9. 9 infatti. Perché sto timer? Muoviti! No, ottimo, un altro convolare. Prossimo giro è chiusa. Addio, è stato bello. Adesso attacchiamo con tutto e poi moriamo. Sì, pure l'angelo della liberazione. Che gioia.
Un'altra pastorella. E mo son fuori. Bene, 20 minuti precisi, regga. Bene, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo con il prossimo video, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!